si voleva ottenere una moto molto facile e maneggevole, che avesse delle doti dinamiche eccellenti come davvero DNA Aprilia. Al tempo stesso molto precisa e stabile. Quindi era necessaria una moto dal peso molto contenuto, un'elevata compattezza e che avesse dei target di rigidezza molto sfidanti. Il progetto 660 è nato proprio con l'idea di andare a coprire una fetta di mercato nella quale Aprilia non era presente. In conseguenza abbiamo fatto diverse interviste su un determinato target che noi pensavamo potesse essere quello di riferimento per questo veicolo. Siamo andati poi ad adattare il progetto su quelle specifiche. Abbiamo cercato di capire quelle che sono le abitudini di oggi e il consumatore cosa chiede, cosa vuole, come è cambiato nel tempo. Quello che mi aspetto che il pilota avverta le prime volte che prova questa moto è innanzitutto sentirsi a proprio agio. Un contenuto per noi nuovo è la possibilità di regolare l'engine brake su tre livelli, ma non solo. Per esempio abbiamo il contenuto delle cornering light o per esempio in ottica safety l'emergency brake, cioè quando rileva un'accelerazione molto elevata in frenata attiva i quattro indicatori di direzione come segnalazione. I parametri che intervengono nei riding mode sono il livello dell'ABS, la mappa motore, il livello di traction control, la presenza dell'anti-wheeling. L'argomento più importante che abbiamo dovuto affrontare è l'aerodinamica. Se guardiamo dentro il muso c'è un'ala dentro che anche ci sono le due paratie di lato che fanno che l'aria acceleri e passi molto più velocemente della macchina. Credo che la unicità del design sia nella capacità di aver inserito aerodinamica in una sportività e in un pacchetto che è estremamente compatto. Durante lo sviluppo del 660 abbiamo attinto a piene mani anche dall'esperienza V4. È un motore che è stato concepito per essere potente, sviluppa 100 cavalli a 10.500 giri al minuto. Al tempo stesso è anche un motore elastico. Noi abbiamo sviluppato l'erogazione e la curva di coppia in modo tale che si potesse rendere disponibile l'80% della coppia massima già a 4.000 giri al minuto, quindi un motore molto elastico. La sfida principale nello sviluppare questa moto era trovare il giusto compromesso tra il comfort e il piacere di guida. È stato fatto uno studio molto approfondito degli angoli anatomici di polsi, braccia, gambe e caviglie. Questo per adattare il veicolo a piloti di diversa altezza. La moto garantisce un'ottima protezione aerodinamica grazie al suo cupolino che siamo andati a ottimizzare in galleria del vento, quindi il pilota in posizione in carena si trova ben protetto. È sempre piacevole vedere un prodotto che va su strada, che realizza quello che uno aveva pensato su carta o in una presentazione o durante una riunione. Vederlo sfrecciare, vederlo passare è sicuramente un motivo di orgoglio, non solo per me, ma per tutti quelli che lavorano allo sviluppo del motore e della moto. A livello di emozioni, la RS 660 è una moto speciale. È imbarazzante la facilità che ha questa moto nel fatto di non stancare la guida. È svelta, facile nei cambi di direzione e ha la precisione in curva che caratterizza tutte le nostre moto. Avevamo ben in mente una vecchia moto che un po' ne riprende i concetti da un punto di vista tecnico, che è la vecchia RS 250 due tempi. Di conseguenza la colorazione rosso-viola che riprende quelli che sono i colori di quella moto ci è sembrata calzare alla perfezione sin dall'inizio. Dopodiché un nero che non va mai male. E poi è stato scelto un colore che comunque permette di esaltare molto quelle che sono le linee del veicolo, le nervature, di conseguenza ci è sembrato fittare alla perfezione. Quello che volevamo raggiungere era fare un qualcosa che in questo momento non c'era ancora nel mercato e credo che a questo punto l'abbiamo centrato in pieno. L'RS660 in questo momento storico del mondo della moto significa un passo in un'altra direzione da quella che abbiamo fatto per gli ultimi 30 anni. Il nostro obiettivo come designers è sempre creare quel momento dove una persona si ferma davanti a un oggetto e il cuore ti batte e a un certo punto dici io questa devo averla.